Radio Maronno, la radio di Padre Maronno. In quei giorni il Santissimo Padre Maronno si trovava in una piccola chiesa del Milanese, certamente a fare opere di bene. Sì, sicuro. Oh, padre, le posso chiedere come mai ci ha onorati con la sua visita nella nostra chiesa? Mi è sempre piaciuta questa santa, come si chiama? Santa Marisa, no. Quella che amava ringraziare tutti senza un motivo valido. No. Come si chiama? Santa Marisa, piena di grazie. Com'è? Ma no, padre, si chiama Santa Maria delle Grazie. Prego. La lascio pregare, arrivederci. Sì, e mi dica dove sta quel disegno. L'ultima cena, dice. No. L'ultima cena? Adesso così su due piedi non mi ricordo quando. Mi sa che ho mangiato un po' di fagiano ripieno di caviale tartufato. Un pasto frugale, insomma. Poi cosa voleva sapere? Ma no, padre. L'ultimo. Ma no, padre, io intendevo il nome del dipinto, l'ultima cena. Ah, sì, quello. Chi è che lo ha fatto? Padre, ma come chi? Ma non lo sa? Certo che lo so, ho studiato al ceppo. Volevo solo testare le sue conoscenze. Che simpatico che lei, padre. È di Leonardo. Leonardo, quello della tartaruga ninja, no. Giusto? Ecco qua, padre. Vede, guardi che bello, guardi. Cazzo, ma è sta sul muro. Non è un dipinto vero. No. Beh, sì, padre, è un dipinto parietale. Capisco il suo stupore. L'opera toglie proprio il fiato, eh? Mi lasci pregare davanti a questo disegnino qui. Qual è il coso quello? Il figlio del boss? Come si chiama? Intende nostro signore Gesù. Gesù Cristo della Madonna. Allora. Sì, non le ho chiesto la sua favola, la conosco bene. Ma padre, ma è quello al centro, naturalmente. L'iconografia venne profondamente rinnovata alla ricerca del significato più intimo ed emotivamente rilevante. Ma che mi interessa? Senta, io le ho chiesto di lasciarmi in pace in preghiera. Ora chiami il mio assistente e le dica di cercare un martello pneumatico, grazie. Ma per cosa le serve, padre? Mi scusi. Mistero della fede. Senta, l'ultima cosa. No, l'ultima cena. No, intendevo, ho un'ultima cosa da dirle. Potrebbe sentire un po' di rumore nei prossimi minuti. E anche potrebbe vedere un po' di via Valdos. Ma padre, non si preoccupi, ho capito. È il mistero della fede. La pace sia con lei. Sì, con mamma te anche. Senti, spinoccio inutile e umido. È arrivato il mio cliente dalla Russia? Sì, sta per arrivare. Ma siete sicuro che è per una mostra di beneficenza che lo stiamo facendo? No. Perché ho sentito dire che questo signore russo è ricercato in tutto il mondo per traffico di droga e di opere d'arte. Sì, lo so. È un piacere tra colleghi. Ma sai qual è la cosa più importante? Cretino? No. Che tu rimanga nel mistero della fede. Se non vuoi che ti prenda revolverati sul polpaccio. Intesi? Certo, padre mio, le chiedo perdono. Il perdono costa 350 euro. Lasciali sul cruscotto della mia limusina. Sì. Ed ecco il santuomo per il bene della pace tra i popoli ed in cambio di tante banconote non contrassegnate e non consecutive donare l'opera ad un altro brav'uomo. Mi scusi, padre, ho sentito un gran trambusto, ma non volevo interromperla. Solo che poi ho visto degli uomini con i mitra che volevano portare via dei pezzi di muro. Sì, perché qui c'è troppa umidità e abbiamo pensato di portare tutto in un posto più idoneo, capisce? Prete, come che... Don Cristo, come si chiama? No, io mi chiamo Don Isidoro. Don Isidoro, sì. Come il gatto. Come che non viene? Bravo. Ma come, padre? Ma senza dire niente a nessuno. Ma non lo sa, Don Isidoro? Sono venuti degli storici e hanno scoperto che dietro a quel muro c'era la prima cantina della storia, dove sono ancora conservati dei salumi. Dei salumi? Sì, ma non sono dei salumi qualsiasi. I salumi di una famiglia nobile di tanto tempo fa. No. Mi scusi, padre, ma che famiglia? Ma forse la famiglia Gargiulo. Ecco, sono stati importanti nella storia. Mi meraviglia che lei non li conosca. Era una famiglia distinta. E dietro c'era la loro cantina con i loro importanti salumi. Abbiamo trasmesso i distinti
tanti salumi. Ma no, ma no, ma no. Marco.